Moreschi, dal 1946, scarpe fatte a mano. Vigevano. Da secoli in questa affascinante città storica sono presenti grandi tradizioni artigianali ed artistiche. Ognuna influisce reciprocamente sull'altra, da sempre. Qui sorsero le prime botteghe artigiane delle scarpe. Ed è qui che Giambeppe Moreschi imparò a seguire le orme del padre. Queste vecchie immagini ricordano il primo calzaturificio di famiglia. Era il 1946. Allora, in una giornata, si riusciva a confezionare 30 paia di scarpe di qualità. Oggi, realizzate con la stessa cura di un tempo da 450 artigiani, sono più di 1200 le paia di calzature che escono dal modernissimo stabilimento Moreschi. La nuova struttura, confortevole ambiente di lavoro, resta tuttavia una bottega del mestiere, dove persiste costantemente quell'intervento manuale che caratterizza i prodotti Moreschi. Nonostante gli impianti altamente tecnologici, le fredde macchine non sostituiranno mai completamente le qualità e le doti artigiane. Un brillante esempio di come il migliore spirito imprenditoriale italiano ha saputo coniugare innovazione e abilità di esperte mani artigiane. La tradizione si rinnova attraverso il passaggio di consegne ai figli, come in una grande famiglia. Con Giambeppe Moreschi lavorano i suoi figli. Così succede per diversi collaboratori. E nella moderna struttura c'è spazio anche per i più piccoli, i figli dei dipendenti, forse futuri artigiani della calzatura. La manodopera è prevalentemente composta da giovani donne formatesi alla scuola dell'azienda. Perché tanta attenzione verso la specializzazione? Gli interventi manuali su ogni calzatura Moreschi sono almeno 250. Spesso alcuni modelli ne richiedono anche 350. Tutte le fasi del ciclo produttivo avvengono all'interno dell'azienda, a cominciare dalla ideazione. Per ogni modello viene studiata la forma e la sua calzabilità. Si sceglie il pellame, il colore, l'ornamento, la suola. Da un'idea nasce il progetto di una nuova calzatura, che inizia a prendere forma nel reparto modelleria. Suola e tomaia, prima di incontrarsi sulla linea di produzione, procedono separatamente. Alla base di un buon prodotto c'è l'accurata selezione delle materie prime. Il fornitissimo magazzino Pellami consente di far fronte alle svariate richieste della più esigente clientela internazionale. Vi è poi l'esperienza dei tagliatori, che utilizzano, a seconda delle caratteristiche dei diversi modelli, le parti migliori della pelle.
La preparazione della tomaia, cuore della produzione, è affidata esclusivamente alla paziente operosità di mani femminili. Decine di operazioni, apparentemente senza significato, garantiscono qualità e comfort, binomio fondamentale delle calzature Moreschi. Con il montaggio, la tomaia prende forma. Mocassini tubolari, fiore all'occhiello della produzione Moreschi, sono fabbricati e cuciti esclusivamente a mano, su forma, da espertissimi calzolai. Antichi gesti artigianali, compiuti da mani esperte e ore di paziente lavoro, sono componenti fondamentali e necessarie per fabbricare un paio di mocassini Moreschi. Alla fine ne risulta un prodotto le cui caratteristiche di leggerezza, flessibilità e comfort sono riconosciute ed apprezzate a livello internazionale. Così come quelli delle particolari lavorazioni tirolese e Goodyear. Seconda importante componente della calzatura è il fondo. Il cuoio per le suole, prima di venire utilizzato, è sottoposto per almeno 6 mesi al processo di stagionatura in apposito ambiente ad umidità costante. Come il buon vino, il cuoio invecchiando migliora, caratteristica fondamentale per un prodotto di alta qualità. Nel suolificio, dopo la tranciatura della suola, si effettua una scalfittura ricavata nel piano spessore del cuoio ai bordi della stessa, ovvero una sede che viene chiamata increna. L'applicazione del guardolo e quella del tacco completano la preparazione della suola. La suola si unisce alla tomaia mediante pressione. Se l'incollatura è comune a tutte le scarpe, la quasi totalità delle calzature Moreschi è sottoposta anche ad una cucitura che viene effettuata nell'apposita sede e quindi richiusa. Interventi successivi non fanno che consolidare la cura artigianale che caratterizza tutta la produzione Moreschi. Thank you.
l'inserimento delle tallonette concluderebbe di fatto il ciclo di produzione della calzatura. Tuttavia, da Moreschi, mani femminili aggiungono ancora un tocco di perfezione. Con gesti delicati, applicano sulle scarpe gli ultimi piccoli ritocchi che qualificano ulteriormente il prodotto. Siamo all'ultimo e più severo controllo. L'occhio esperto corre tra cuciture, coloratura, esamina. Tutto è a posto. A questo punto la scatola è pronta ad accogliere un nuovo paio di scarpe Moreschi. Centinaia di modelli ogni anno, coordinati insieme con gli accessori in pelle, realizzati con la stessa cura e passione, si avviano dalla fabbrica per entrare negli oltre 50 negozi Moreschi e nelle più prestigiose vetrine d'Italia e del mondo.